Dal 2 al 4 settembre si apre questa vetrina su Gianni Alborgo di Arte di Mezzo, dove vede l'esibizione di alcuni giovani artisti, tra cui Alissa, la cantatrice di Airola, Donofrio, un altro cantautore gaudino, l'esposizione artistica dei quadri da parte di Forgione, e poi c'è anche l'artista Mape. Come special guest noi di questa tre giorni avremo Ivan Romano, il cantautore diciamo caudino che sta pubblicizzando il suo ultimo disco e che ci regalerà questa serata come omaggio proprio a questi giovani che si andranno ad esibire e che in Arte di Mezzo, tramite Arte di Mezzo, dovranno trovare appunto uno strumento promozionale per veicolare la propria arte. Arte di Mezzo, Ivan Romano insieme per promuovere la musica dei giovani. Certo, sì, noi con il Sala Web, con l'associazione Arie e con Aria Record Studio abbiamo aperto le porte ai giovani. Quindi ho sposato in pieno diciamo, il progetto di Arte di Mezzo e in questo momento ho accettato anche l'invito, visto che sto proponendo il mio nuovo album e lo sto presentando un po' ovunque, mi ha fatto piacere accettare l'invito del 3 settembre, aprire il concerto gemmosinese e presentare l'inventore saltuario con dei musicisti che hanno partecipato all'album in studio. In che modo si svilupperà la vostra partecipazione? Bene, se passiamo attraverso la città oggi vediamo che c'è la presenza dei giovani emigranti che sono arrivati. E la cosa, sì, si fa l'accoglienza, ma la cosa più importante è cercare di fare l'integrazione. E con l'associazione I Have a Dream abbiamo cercato di identificare alcuni dei ragazzi che hanno l'intenzione di fare un mestiere, e con l'associazione stiamo facendo un laboratorio di cucito, e durante questi giorni di festa al borgo loro presenteranno i loro lavori e con l'interesse, con la preoccupazione che un domani iniziano a fare un mestiere proprio chi piace a loro.